Sì, scusate. Ragazzi, buongiorno e bentornati in questo nuovo video, nuova escursione. Come vedete dalle mie spalle, oggi ci troviamo al lago di Braies e andremo a fare un'escursione che circonda tutto il lago per poi arrivare qui dove siamo adesso e probabilmente prendere una barchetta a remi. Allora, io vi dico una cosa, tutte le volte che dico una cosa a inizio video non si avvera mai, cioè, ma mai, oh! Quindi non lo so. Come vedete, spero, dalla mia incredibile inquadratura GoPro, questo percorso è molto facile e in teoria anche molto veloce, perché dovrebbe durare circa un'ora, ma soprattutto riuscite a vedere un paesaggio e un lago unico nel suo genere. Finito il giro proveremo ad andare anche là in quella casetta dove sono quelle persone lì, magari saliamo un po' la montagna per fare una foto che con il riflesso della montagna lì il lago veramente è qualcosa di incredibile. Piccolo consiglio, se venite qua, guardo giù perché se scivolo sono morto, se venite qua, noi siamo venuti qua stamattina alle 8.45 e c'era abbastanza freschino, quindi mi raccomando venite attrezzati, nel senso portatevi una felpina leggera, perché il percorso è tutto all'ombra, quindi magari io adesso ho una giacchettina leggera, ma perché ce l'avevo già nella giacca, se no, cioè, sto già iniziando ad avere caldo io, quindi una felpina leggera perfetta, poi dopo ovviamente ve la togliete. Allora ragazzi, direi che siamo a un terzo del percorso. Volevo solo farvi vedere che là in fondo c'è l'hotel, ovviamente si vede. Davanti all'hotel c'è il noleggio delle barchette. Guardate quanta gente ha già preso le barchette. Ce ne sono già un sacco in giro, fondo, tantissime. E volevo anche farvi vedere che ci sono un sacco di spot in cui voi potete mettervi a prendere il sole. Per esempio lì, che è alla fine del percorso praticamente. Lì, non in questo caso perché il sole adesso non è nel punto giusto, però al pomeriggio lì direi che c'è il sole, là in fondo anche. E le nostre intenzioni adesso sono di finire tutto il percorso arrivando fino più o meno là, e invece di continuare, arrivare fino in fondo, tagliare in mezzo per passare in mezzo alla vallata ed arrivare a un rifugio che si chiama tipo Gundam. Pericolo mucche, credo. Oh no, ho aperto dalla parte sbagliata. Siamo arrivati alla prima spiaggetta che c'è qui al lago di Braies. Guardate che spettacolo. What a spettaculo. Ci sa, sapete che odore che c'è? Vorrei lo sentiste. C'è odore di cacca, di uomo però. Se non ho letto male sul sito del lago di Braies, credo che non sia possibile utilizzare i droni qua. Quindi ragazzi, oggi niente riprese col drone, ma mi viene il dubbio che probabilmente anche sulle tre cime di Lavaredo non si poteva usare il drone, però. Che frana imponente c'è stata qua. Guardate che lavoro. Cioè, è venuta giù mezza montagna praticamente, fino nel lago. E da qui in poi, signori, secondo me, ci possiamo togliere la giacca. Ok, siamo arrivati alla spiaggetta illuminata dalla luce del sole. Ora, cosa vuoi fare? Rifugio o stare qua seduta? Allora, io farei rifugio. Anche se mi piacerebbe stare qua adesso perché c'è poca gente. Rifugio. Camminiamo ancora un po'. Forma uguale. Questo è per farvi capire quanto cambia idea la Sara. È passato un minuto, è passato. Occhio, adesso glielo chiedo. Quindi non andiamo al rifugio? Stiamo qua? Okay. Dopo, dai. Ma non ci andiamo dopo. Andiamo a mezz'oretta qua. A un'oretta qua. Poi forse se riusciamo prendiamo la barchetta e poi basta. Wow, è buono. Mm-hmm. Che gusto è?
Sì, scusate. Speck? È un formaggio. Scusate se starnutisco, ma adesso vi confido un segreto. Praticamente tutte le volte che passo dall'ombra al sole, oppure che guardo il sole, starnutisco. Almeno due volte. Adesso ho starnutito una volta, ma perché avevo già starnutito prima, nel passaggio dall'ombra al sole. Non so perché, tutte le volte che passo al sole starnutisco. Mi raccomando ragazzi, quando venite in questi posti, c'è pieno di bidoni in giro, non lasciate la roba per terra, mettetela nel bidone e facciamo le brave persone, per favore. Quanto siamo stati? Devastato. Però si stava da Dio, ve lo dico, io ero senza maglia, ma avete visto che ero senza maglia? Si stava da Dio, c'era temperatura perfetta, pavimento fresco, abbiamo preso un po' di sole. Adesso andiamo a vedere se c'è rimasta qualche barchetta da fare il giretto sul lago, se non è rimasto niente. I pesci. I pesci, oh my god, where is? Ma c'è il cancello che va fino giù, hai visto? Va fino sotto l'acqua, ma non lo vedete, ma dai. Ma è impossibile che lo vedete. Comunque, stavamo dicendo, andiamo a vedere se è rimasta qualche... vacco. Wow, un pesce. Grazie a questo pesce adesso dovete mettere un mi piace, mi raccomando. Stavo dicendo, andiamo a vedere se ci sono le barche disponibili. Se c'è troppa fila, oppure se bisogna stare troppo in barca, perché noi dopo dobbiamo andare, perché devo fare un altro video che arriverà più avanti nel canale. Se non riusciamo a fare la barca, c'è un altro pratino là davanti, ci corichiamo lì e moriamo lì. Siamo arrivati alla fine del percorso, guardate com'è bella. Si arriva dentro all'hotel praticamente, che c'è qua sul lago di Braies, che immagino costi veramente molto molto poco. Fanno anche il ristorante qua, quindi se volete potete anche fermarvi qua a mangiare. Filetto di trota 17,50 o l'entrecotte di manzo 19. Primi piatti, mezzelune 13,50, dai, per essere dove siamo, normale. Per essere dove ci troviamo direi che i prezzi sono nella norma. Comunque adesso abbiamo sbirciato un attimo la coda delle barche ed è abbastanza lunga. E la madonna che buon odore che esce da qua. Holy shit, amazing. O comunque qui all'ingresso del parco c'è anche un altro ristorante, ovviamente molto più alla mano rispetto all'altro, perché salsiccia, patatine 8 euro, self service, i classici ristoranti self service. Il prezzo è mezz'ora 18 euro, un'ora 28 euro. Aiuto. Praticamente cosa succede? Voi pagate la caparra e prendete il numero progressivo, andate sul pontile, vi registrate e poi i ragazzi vi chiameranno quando la barca è pronta. Adesso c'è questa fila qua e sono praticamente fermi, quindi noi adesso facciamo una fotina carina al lago di Braies e poi probabilmente andiamo là in fondo, moriamo sul prato, mangiamo il panino, anzi io mangio il panino perché te lo sei già fumato alle 9 tipo, però vabbè. Quindi in conclusione signori, abbiamo finito la nostra escursione sul lago di Braies. Quindi qualche piccolo consiglio per voi prima di venire qua. Noi abbiamo parcheggiato la macchina esattamente in quel parcheggio là in fondo. Vedete che praticamente è davanti all'ingresso del parco, perché è lì. Si paga, sì, si paga. Prima di entrare al parcheggio c'è un omino che vi dà un ticket che poi voi dovete far passare nelle casse automatiche come i parcheggi quelli normali. Jack, quanto hai pagato il parcheggio? 8,40 euro abbiamo pagato. Hai tu 10 euro. 5 euro. Abbiamo parcheggiato qua perché avevamo poco tempo, altrimenti l'avremmo parcheggiato un po' più giù e saremmo venuti su a piedi. Allora, qua in questo caso non si può fare picnic, perché guardate che bel prato che c'è. Però ovviamente all'interno del parco si può fare picnic. Se fate picnic, mi raccomando, buttate via qualsiasi cosa portate. L'escursione è veramente semplicissima, adatta a tutti. Bellissima, quindi io ve la consiglio assolutamente se passate da queste parti. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e detto questo noi ci vediamo alla prossima, ciao!